Davvero un incubo senza fine la detenzione in Egitto per Patrick Zaki. Ieri si è svolta l'ennesima udienza per decidere sul prolungamento o meno della sua custodia in carcere. Oggi l'esito è stato il solito, altri 45 giorni per lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna, imprigionato ingiustamente dal febbraio 2020 con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. A comunicarlo è stata una delle sue legali. Altri 45 giorni, come ogni volta, si è limitata a dire al telefono. Patrick attualmente è detenuto nel braccio indagati del carcere Cairota di Tora, dove dorme per terra. A Bologna stava frequentando un master biennale di studi di genere. Il suo arresto è avvenuto in circostanze più che controverse. Il 7 febbraio 2020, al suo rientro in patria per passare un po' di tempo con la famiglia. In Egitto, chi pubblica informazioni sulla situazione interna del paese che possano in qualche modo danneggiare lo Stato e interessi nazionali è punibile con una reclusione da 6 mesi a 5 anni, oltre che con una multa. Secondo Amnesty International, Patrick rischia fino a 25 anni di carcere.